Ciao a tutti ragazzi, allora 19 novembre 2020, day one di PlayStation 5. La next gen è veramente qui al gran completo. Xbox ormai è una decina di giorni circa che è nelle nostre case, io vi posso dire si sta comportando veramente, veramente bene da quello che la sto usando appunto dal 10 novembre. E adesso è arrivato il momento di insomma, provare anche PS5, vedere come si comporterà anche lei. Allora, io già ho detto molte cose che penso su questa generazione, su queste cose qua nel video di Xbox. Vado brevemente insomma, esporre qualche rapido pensiero. Io ho voluto prenderle entrambe le console, proprio perché io penso che per un giocatore tipo me almeno l'esperienza migliore è poter avere l'intera esperienza, quindi avere le esclusive di entrambe le parti. Le ho prese entrambe perché penso siano delle ottime console entrambe, proprio per scongiurare anche eventuali speculazioni su console war, cose varie. Se pensavo che una faceva schifo, non l'avrei presa, cioè semplicemente. Quindi le ho prese entrambe, ho speso i soldi che ho speso perché penso siano due ottimi prodotti, due ottime macchine. Entrambe con i loro difetti, con i loro pregi, però penso che nel complesso sono veramente due ottimi prodotti. PS5 è praticamente introvabile, ormai anche Serie X si parla di febbraio per le prossime consegne. Io vi dico la verità, ne ho due copie di PS5, l'altra è qua, però questa è per un mio amico. Ecco, faccio la foto multimilionario così, vedete, le baracco per uno yacht. No, vabbè, allora, questa qui appunto l'ho comprata per un ragazzo che mi segue anche sul canale, che lo saluto, a Roberto, che è un amico, quindi verrà a prenderla dopo. Questa qua, vabbè, la mia copia, che ho prenotato, cioè veramente non vorrei dire addirittura nel 2018. 2018 forse no, ma nel 2019 sono sicuro ho lasciato giù 20 o 30 euro a GameStop dal mio amico store manager perché avevano aperto i pre-order. Quindi ci tenevo ad averla al lancio, ma non perché, ma perché cazzo, hanno i miei soldi in mano veramente da più di un anno. Quindi insomma, sarebbe stato giusto secondo me premiare, tra virgolette, chi l'ha prenotata per primo, perché la GameStop avevano messo dei placeholder per le prenotazioni ben prima di cos'è, settembre, agosto, che sono cominciati i pre-order veri. Già l'anno prima avevano dei placeholder tipo PS5, quando ancora non si sapeva il costo, non si sapeva che c'erano due versioni, non sapeva niente, però già te la facevano prenotare, quindi sarebbe stato veramente vergognoso che gente appunto che l'ha prenotata un anno prima non l'avrebbe ricevuta al lancio. E quindi niente, vabbè, piccola parentesi mia. La console è veramente introvabile, ha preso prezzi da collezionismo, quindi si parla dai 700 agli 800 euro, perché c'è un po' questa isteria, sono pochi pezzi rispetto alla richiesta e quindi c'è l'isteria di averla a tutti i costi. Non lo so, sinceramente non la pagherò nemmeno di quello che costa, ma nemmeno l'Xbox, cioè nel senso, o compro da collezionismo o no, e per me non è comprare da collezionismo la console day one, è per utilizzo, quindi non avrei speso soldi di più, però invece il mercato va così e quindi dobbiamo prenderne atto. Niente, come giochi del lancio, io alla fine, faccio un po' di roba che mi è arrivata, ho questo prestito di The Stranding che è carino, però magari lo vediamo prossimamente. È il prestito per PC, questo qua, che mi è arrivato qualche giorno fa e mi è rimasto qua abbandonato. A me interessava prendere questo, cioè Demon's Soul, l'unico gioco che veramente mi interessa giocare quest'oggi su PS5. Perché effettivamente gli altri non mi interessano sì, c'era Spider-Man che mi interessava, ma ripeto, trovo vergognoso che chi ha comprato come me il gioco per PS4 debba ricomprare la versione migliorata per PS5 e comunque a prezzo pieno, cioè 60 euro, c'è un DLC che dura qualche ora, non dura 30-40 ore, quindi ho trovato veramente assurda questa scelta di Sony. Cioè, se avessero messo aggiornabile la versione PS4 di Spider-Man, l'avrei preso, dico la verità. Ma così no, mi sta sulle palle. Non lo trovo etico, non lo trovo sensato. Quindi, in un momento dove Microsoft regala le sue esclusive, cioè regala, poi le include nel pass, si paga il pass, non è che te le regala, però le include senza spese aggiuntive al day one nel pass, Sony aumenta di 5 euro tutte le produzioni dei titoli degli studi interni, quindi i PlayStation Studios aumentano, tra virgolette, il costo dei loro giochi a 80 euro, 81 da GameStop, per una standard. Cioè, capite l'assurdo? Microsoft ti dà le esclusive al day one senza pagare un sovrapprezzo,
Sony aumenta di 5 euro il costo delle sue. Cioè, è chiaro che le due case stanno ragionando in maniere molto differenti, mi sembra evidente. Ma io non lo condanno, è giusto pagare i giochi, io ho sempre pagato da quando sono ragazzino, quindi a me va benissimo pagare il gioco, però, ripeto, non aggiornarmi Spider-Man è stato veramente un colpo basso. Come Control, Control è assurdo che non me lo fanno aggiornare, però sai, almeno Control è di terze parti, cazzo, però Spider-Man è stato pubblicato da Sony, da PlayStation, quindi, insomma, capisco che vuoi vendere le versioni nuove, però, cazzo, vendi quella a chi non ha il gioco vecchio e a chi ha il gioco vecchio fagli l'aggiornamento. Io la vedevo così, però. Quindi ho preferito non prenderlo e lo prenderò più avanti quando costerà 20 euro. Magari lo prendo, vediamo. Niente, non penso ci sia altro da dire, no? Sono curioso di vederla perché ho visto qualche immagine, mi hanno messo in allarme sul piedistallo, su questo, su quello. Quindi ho un po' di curiosità su PS5 perché veramente non so bene cosa aspettarmi. Quindi su Xbox sì, sai, era talmente semplice a partire dal controller che era uguale a quello vecchio, ma questa qua è proprio una rivoluzione, quindi bisogna anche capire un po' cosa avremo tra le mani. Niente, penso che ho detto tutto, andiamo ad aprirla. Allora, la scatola effettivamente è grande, ma più che grande è alta, cioè ci entra anche l'inquadratura, però come vedete è piuttosto alta secondo me. Però vabbè, poco male, in ogni caso. Questa è la versione col disco, perché c'è anche la versione all digital che è molto più elegante, perché qua è a filo come questa ed è bellissima. Quella mi piace, questa qua mi piace un po' meno perché la trovo molto asimmetrica. Però vabbè, sti cazzi, l'importante, come dicevo anche per Xbox, è che l'estetica sia funzionale al suo funzionamento, quindi che non surriscaldi e queste cose qua. Ok, questo è il retro, molto semplice. Davanti c'erano le diciture addirittura 8K. Boh, non lo so. Comunque, in 8K non mi risulta ci sia molta roba al giorno d'oggi. In ogni caso, andiamo a tagliare questi sigilli e ad aprire la nostra PS5. È praticamente uguale a come era anche PS4, con questa sleeve qua e la valigetta bianca dentro. Infatti ci sono da impazzire per aprirla perché. Ok, ecco qua. Questo è lo scatolotto bianco a cui siamo abituati. Ci hanno messo il logo PlayStation stavolta, però. Direi di. Ok. Riaprirlo. Allora. Prima cosa che capita in mano, il controller, e qua ci spendiamo qualche parola, perché chi lo ha provato mi ha detto che questa è una rivoluzione. E ragazzi, io vi dico, questo controller, per come, è la prima volta che lo prendo in mano in vita mia, questo controller qua. Stupendo. Stupendo. Bello. Cioè, veramente, la parte che mi piace è sono queste parti più lunghe che sono veramente comode in mano. No, no, veramente un controller della Madonna questo. Cioè, come strutture parlo della forma e poi il funzionamento è un altro discorso. Io parlo della forma, dell'ergonomia e tutto. No, veramente, rispetto al DualShock 4 e al 3, vabbè, questo è una rivoluzione, proprio il giorno e la notte. Fantastico, Sony veramente ha corretto quello che per me personalmente era un suo problema, cioè il controller, che proprio non mi piaceva quello fino a PS4. Non mi trovavo, ma questo qua c'è. Questo qua l'hanno azzeccato e chi lo ha usato già, che ce l'hai mandato qualche giorno, mi ha detto che è pure meglio di quello di Xbox. Quindi ragazzi, io ci spero veramente tanto. Ottimo lavoro sotto il punto di vista del controller. Poi ripeto, col funzionamento che ha varie feature, così sarà anche più interessante. Però come forma ci abbiamo preso, per quanto mi riguarda. Molto bene. Poi, cavo d'alimentazione classico, uguale a quello dell'Xbox, tra l'altro, se non sbaglio. Poi c'è una tonnellata di carta, mi sa. No, tonnellata no, però un po'. Un po' di cartacce varie. Però colori. Vabbè, comunque, manuali d'utilizzo. Qua abbiamo. Oh, la basetta. Che non è attaccata a sto punto. Io pensavo che era già attaccata alla console, invece no. Questa è la basetta per poggiarla e in verticale e credo anche in orizzontale a sto punto.
Ah, ok, qua va smollata. Ok, così è chiusa in verticale, qua ruoti, e questa qua e andrà allentata, bisognerà togliere questo pezzo qua, immagino. Comunque, questa è la basetta per posizionarla. Molto bene. Poi, cavo HDMI, non brandizzato, però è ad alta velocità. Vabbè, comunque, un cavo HDMI che va più che bene come gli altri. Poi, basta. Abbiamo finito con i lato accessori. Devo notare con un discreto dispiacere che Sony non include più l'auricolare, come fa anche Microsoft, che ripeto, era triste come auricolare, però c'era, per chi non ce l'aveva neanche uno, poteva essere utile. Invece, niente. Ok, eccola qua. Minchia, ragazzi, questa pesa, eh. Questa pesa, mi ricorda la PS3 Fat come peso. Ok, cazzo, grossa. È grossa, ma proprio grossa. Sapevo che era ingombrante perché l'avevo letto, l'avevo sentito, ma vacca boia. Questa è, insomma, impegnativa. Andiamo a togliere tutto. Ed ecco qua la nostra PS5. Eccola qua. Allora, l'appoggio un attimo in verticale, senza lo stand, ma comunque, cioè, che in realtà alt ci sta, eh. In realtà sta in verticale senza lo stand, quindi comunque. Allora, guardandola bene, mi devo un po' ricredere sul fatto della reazione, almeno in parte. Allora, in effetti qua sopra ci sono tutte le ventole, se si vedono. Quindi raffreddamento dovrebbe averne, vanno fino a qua. Sono solo un po' strettine, forse. Cioè, un po' costrette da queste parti bianche che la avvolgono. Però, ripeto, probabilmente è funzionale uguale. Non lo so. Ripeto, va provata la console. Ha un'estetica molto particolare, molto ricercata. Può piacere, può non piacere. Non arriva al vostro gusto. Per me l'importante, ripeto, è che fa bene il suo lavoro. Quindi. Se deve raffreddare, raffredda, è buona, però devo dire, a me non dispiace. Un'altra idea completamente diversa rispetto a Xbox, che invece ha usato una formula fin troppo tradizionale, fin troppo banale, anche se vogliamo. Questa qua è anche un po' un'opera di design. Deve piacere. Quindi, chiaramente, versione col disco. Allora, una rapida occhiata anche qua agli attacchi. Abbiamo due USB come su Xbox. Cavo Ethernet, HDMI, alimentazione. Semplicissimo. Non si può sbagliare. Ok. Ve la faccio vedere ancora. È una bella mattonella. Però penso che ci stia. Vediamo se sta su anche senza supporto. No, assolutamente. Non sta su senza supporto, manco a morire, perché c'è tutto il peso del lettore che la sbilancia. Oltre che la forma, quindi bisogna mettere il supporto. Niente, io penso che l'abbiamo vista abbastanza bene. Quindi a me piace questo design, vi dico la verità, mi piace, buona. Quindi non so, dipende cosa ne pensate voi. Tra l'altro c'era il dettaglio, avevano detto. Ah no, non c'è un. Ah sì, qua dietro, dove è ruvido il controller avrebbe i simboli di PlayStation. In piccolissimo, penso che si parla di micron, quindi sono invisibili. Niente, vado ad attaccarla a sto punto, gli metto la basetta perché mi sa che ci vuole un po' e poi andiamo ad avviarla. Così se non va sarà una figata perché lo scopriamo in diretta insieme. Ok, a posto, vado ad accenderla. Ok, ragazzi, è il momento della verità. Oh, vediamo se accende, l'ho collegata. Tra l'altro la basetta è molto semplice da mettere, va avvitata solo in verticale, invece in orizzontale va solo appoggiata. Oh, voglio dire, però è grossa, eh. È bella, ma è grossa, quindi. Però mi piace, dico che mi piace. Niente, vado ad accenderla. Controllo se accende. Come vedete. La console no, probabilmente perché non è associata. Quindi andiamo ad accenderla e si accende. Ok, probabilmente è. Scarico questo. Attacco un po'. Ok, controller in carica, si accende.
Ok, vuole. Infatti non si accendeva, bisogna attaccarlo con il canetto. Andiamo a farlo. Minchia, ragazzi, è talmente lucida che veramente viene paura solo a guardarla. Comunque ha una porta frontale aggiuntiva che è comoda, devo dire. C'è anche un altro cavettino di fianco. C'è un micro. Sì, c'è anche un micro USB di fianco che non so cosa serva. Forse si può usare un cavo micro micro per alimentare il controller e tenere la porta frontale libera per USB, per dire, o un hard disk. Non è male come sistema, sta cosa poteva farla anche Xbox forse, comunque. La mia connessione, naturalmente, vado a mettere la password. Tra l'altro, vedete, nella fretta, nella smania, non ho fatto vedere Demon's Soul. Comunque, eccolo qua, questo è il design dei giochi nuovi di PS5, ben distinguibile rispetto a PS4, è un pugno nell'occhio, però la banda bianca permette anche, secondo me, ai meno attenti, agli occasionali, diciamo, di non confondersi, di non pigliare quello per PS5 per PS4. Quindi non è proprio una scelta sbagliata questa di Sony, anche se qualcuno ha definita antiestetica, ma non è sbagliata, perché già si immagino quanti coglioni piglieranno i giochi per PS5 convinti che vanno sulla 4, perché tanto. Ok, comunque sì, vabbè, faccio vedere anche dentro, tanto devo mettere il disco. Non c'è niente, la cover originale del primo, quindi alla stampa doppia. Qua mi chiede di installare il disco, quindi vado a scaffargli Demon's Souls e defloriamo, tra virgolette, questa PS5 con Demon's Souls, che poi deflorerà noi, perché già immagino che, insomma, non ho avuto una bella esperienza dal primo Demon's Souls io, quindi vabbè, io qua appunto mi butta, sì. C'è il mondo con la foglia, dico, vuoi non scegliere il mondo con la foglia? Qualcuno è anche a dire che non pensa all'ambiente. Chiaramente non leggo le condizioni d'uso, perché tanto, cioè, così, anche se non le accetti, cosa fai? Non la usi? Ok, qua si fa il suo aggiornamento. Come vedete, velocità non proprio ottimale, ma lì, ripeto, è la mia connessione che, insomma, va come va. Niente, aspettiamo che finisce. Nel mentre ho loggato col mio account, qua mi chiede la privacy, sono concentrato, sto anche spesso in offline, come si dice, anche su Xbox, perché sennò quando mi inviti ai gruppi non riesco più a giocare poi. Certo, non accendo la console, che comunque, se sentite, il lettore si fa, insomma, si fa sentire. Allora, qua ecco, c'è il trasferimento dei dati, che è una cosa importante, secondo me, questa qua. Lo faccio dopo, perché non so neanche quanto ci mette, volevo provare ad avviare appunto Demon's Souls, intanto. Oh. Benvenuto. Beh, il lettore si sente, ragazzi, cioè è inutile. Ok, facciamo play 1. La dashboard è bella, c'è poco da fare. Molto più immediata forse questa rispetto a quella di PS4, però in realtà c'è tutto quello che serve a portata. Demon's Souls in installazione, quindi ci vorrà un attimo. Comunque, guardate, da quello che dal poco che ho visto adesso sono contentissimo, soprattutto per il controller, che veramente era una nota dolente che a me pesava di PlayStation, e devo dire che l'hanno sistemata per quello che è il mio gusto personale in maniera ineccepibile, quindi davvero ottimo lavoro, sono proprio contento di questo controller qua, mi sta piacendo tanto. Sì, bello, bello, bello.
anche il peso è giusto, perché l'Elite che uso io per Xbox è stupendo, ma è veramente pesante. Poi tranquilli, però è pesante. Questo qua invece ha un peso giusto, non è leggerissimo tipo quello della PS3 che è una cagata, ma nemmeno come quello. Quindi con quella via di mezzo giusta. Quindi veramente ottimo lavoro, secondo me questi si sono superati, davvero. Sono contentissimo. Niente, qua io chiaramente non c'ho un cazzo perché chiaramente gioco solo esclusive su PlayStation, quindi anche in digitale non compro niente, perciò. E poi comunque non ho fatto la sincronizzazione con la mia console, perciò non c'è quasi nulla e va bene così. Niente, finiamo l'installazione di Demon Soul e poi lo facciamo avviare assieme, quindi ci mettiamo a piangere tutti quanti e poi ci salutiamo dopo. Ok, Demon Soul è installato, devo salutarvi con l'avvio di Demon Soul e con le lacrime che verranno, perché se veramente è come. Senti, io senza aggiornamento ce ne aspettiamo. Perché se veramente è come me lo ricordo io, qua c'è da piangere. Ma veramente c'è da piangere. Però è un altro gioco, quindi. Insomma, sono fiducioso da quello che ho visto, sembra veramente un capolavoro questo. Infatti penso che per i fan dei giochi From questo possa valere anche l'acquisto della console. Io forse, non essendo così fan, potevo anche aspettare, però insomma ci stava a prenderla comunque. Sottotitoli, mettiamo. Vabbè. Ok ragazzi, non voglio farvi spoiler. Comincia così Demon's Souls, come sempre vi ringrazio, buon day one di PS5 a tutti, buona next gen, noi ci sentiamo appena ci saranno news su Cyberpunk o su tutto quello che verrà. Quindi come sempre io vi ringrazio e a presto.